mentore è questo qua. C'è saluto che sta da cartellino. Adesso mi senti? Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza stampa per presentare il Non ci fermate tour, un'iniziativa che prenderà il via la prossima settimana, che coinvolgerà circa 20, oltre 20 deputati in giro per l'Italia. Lascio subito la parola al nostro capogruppo Federico Dinca. Buonasera a tutti, siamo qui oggi per questa conferenza stampa, che è una conferenza stampa di inizio del Non ci fermate tour, che sarà un tour fatto dai parlamentari del Movimento 5 Stelle che in questo momento sono sospesi, e poi vi spiegherò il motivo della sospensione. Il Non ci fermate tour inizierà lunedì prossimo, saremo in 80 città per un totale all'incirca di 30 giorni, partendo dal 17 marzo da Verona e termineremo il 15 aprile a Torino. Sono appunto 26 deputati su due camper in 80 città, sarà un tour importante che avrà tra le sue finalità appunto avere fare l'informazione dell'attività svolta dal Movimento 5 Stelle all'interno dell'Aula parlamentare e dalle commissioni in quest'anno e spiegare anche le motivazioni che vede la sospensione di 26 deputati. Sarà un tour che appunto parte da quello che è un atto di violenza nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io non mi stuferò mai di dirlo e mai di ripeterlo. Noi il 29 gennaio del 2014 sul decreto IMU Banca d'Italia abbiamo aperto le porte di questo palazzo ad un atto che è sicuramente forte, se così si può dire appunto un'azione all'interno delle aule parlamentari, in quanto su quel decreto che ormai tutti conoscono, il decreto IMU Banca d'Italia, abbiamo trovato quanto di peggio la politica può fare nei confronti del cittadino e a favore di quello che sono la forza finanziaria, il potere finanziario occulto di questa Europa e di questo Paese, con un passaggio di mano di 7 miliardi e mezzo da Banca d'Italia agli istituti finanziari. In quel momento, in quell'atto, noi abbiamo appunto fatto un'azione che è stata quella di scendere sui banchi del governo per occupare in maniera pacifica a fronte
fronte di un ulteriore danno provocato dall'inserimento di quello che non era mai successo all'interno delle aule parlamentari, e cioè della tagliola, un qualcosa che non è presente nel regolamento Camera, che non si era mai verificato a Montecitorio e di cui la Boldrini si è fatta, se così si può dire, fautrice, portavoce, lei, a differenza nostra che siamo portavoce dei cittadini, lei portavoce del potere esecutivo, del governo e dei burocrati di Stato che l'hanno spinta verso quella che è una scelta assolutamente sbagliata di applicare la tagliola, di applicare uno strumento che mai era stato usato all'interno delle aule parlamentari. Non è presente nessun regolamento, mentre al Senato è scritto, è anticostituzionale e ha provocato che cosa? La sospensione di 26 deputati, una sospensione per un totale di 370 giorni, un totale, quindi una cosa di questo tipo non si era mai verificata, con un minimo di sospensione pari a 10 giorni ed un massimale di 25 giorni. Noi vogliamo con questo tour per l'Italia andare a spiegare queste motivazioni, quanto è successo, andare a spiegare l'attività parlamentare del 5 Stelle e raccogliere temi ed informazioni e problematiche che dal territorio ci verranno in quello che noi faremo, che sono incontri sul territorio ed agora pubbliche. Per la prosecuzione di questa conferenza stampa e per maggiori informazioni lascio la parola a Laura Castelli. Sì, buonasera. Io tenterò di raccontare quello che abbiamo subito, perché è vero che abbiamo fatto un'azione non violenta abbastanza forte, però abbiamo anche subito un processo fatto dall'intero ufficio di presidenza che è entrato nella nostra vita in maniera un po' pesante, perché noi non ci aspettavamo un giudizio di questo tipo. Infatti noi non abbiamo riconosciuto quel tribunale creato ad hoc dalla Boldrini, che aveva l'obiettivo di capire quali fossero state le dinamiche e punire alcuni deputati che volevano solo dimostrare la loro opposizione a un atto grave come quello che è all'interno del decreto IMU Banca d'Italia. Gli aspetti più rilevanti sono questi: lei, in quanto Presidente della Camera, non rispetta il regolamento e non rispetta le opposizioni, e continua a non farlo dal momento che come Presidente della Giunta per il Regolamento si è posta in una condizione tale per cui il nostro regolamento subirà, attraverso la riforma di cui lei si fa promotrice, un'assoluta cancellazione delle opposizioni. Questo è quello che lei si sta spingendo a fare. Lo ha fatto in aula mettendo la ghigliottina e continua a tentare di farlo con il regolamento. Quindi noi ve lo diciamo già da adesso, questa battaglia sul regolamento che lei porta avanti per cancellare le opposizioni non rimarrà silente, noi faremo tutta l'opposizione possibile. Per non poi dimenticare il caso eclatante Lupo D'Ambrosio, quel caso che ha fatto parlare pochissimo i giornali rispetto ad altri temi che forse erano stati più gravi o meno gravi. Di certo è che la Presidente Boldrini non ha ritenuto di dare il suo sostegno alla nostra deputata Lupo. Pensate voi cosa sarebbe successo in caso contrario, cioè se qualcuno di noi, cosa che non è nella nostra etica fare, avesse fatto violenza su una donna di un altro partito. Avete seguito questi giorni le questioni sulle quote rosa e quindi capite quanta ipocrisia ci sia dietro questo tema. Il concetto è che probabilmente per la Boldrini è più grave interrompere in maniera pacifica dei lavori in un'aula che regalare 7,5 miliardi alle banche, cosa che peraltro ci ha contestato anche l'Unione Europea. Io credo che questo sia grave, molto grave, nella sua figura di garante. Chiudo dicendo che il titolo di questo tour, Non ci fermate tour, deriva proprio dalla volontà di dire che non potrà mai fermarci una Presidente della Camera che tenta di bloccare l'espressione di opposizione. Lo può fare qua dentro usando male e in maniera
poco corretta i suoi strumenti, non lo potrà di certo fare nelle piazze, non lo potrà fare in rete, non lo potrà fare in radio, non lo farà mai, e quindi noi mettiamo la nostra forza e la nostra buona volontà per continuare a fare opposizione. E passo la parola adesso a Silvia Benedetti, che vi racconterà come sarà strutturato il tour. Grazie, buonasera. Dunque, abbiamo già detto, i deputati del Movimento 5 Stelle sospesi sono 26, tuttavia, come avete avuto modo di vedere, le sospensioni sono state strutturate in tempistiche diverse e quindi avremo un primo gruppo per i primi 15 giorni e poi un secondo gruppo di deputati che inizieranno la sospensione a partire dal 3 aprile, quindi 13 marzo il primo gruppo e 3 aprile il secondo gruppo di deputati sospesi. E, noi non siamo qui per marce, appunto, come hanno già detto i miei colleghi, e ci impediscono di lavorare, quindi quello che facciamo è lavorare fuori nelle piazze con i cittadini. Interagiamo con i cittadini già abitualmente nei weekend, perché oltre al lavoro parlamentare qui dentro, quello che non dimentichiamo mai è il contatto con il territorio. Quindi proseguiamo in questa cosa anche per fare controinformazione, perché molte tematiche gravi che sono state appunto portate in luce dagli avvenimenti dal 29 gennaio in poi non vengono scusate, un po' più lontana, mi sentite? Ok. Dal 29 gennaio in poi, dicevo, non vengono poi neanche portati nella normale informazione di giornali e televisioni. Quindi facciamo anche questo, faremo anche controinformazione, parlando appunto dell'arbitrarietà del comportamento dell'ufficio di presidenza, ma anche di quello che si sta tentando di fare per quanto riguarda il, appunto, i cambiamenti al regolamento della Camera. E le tappe saranno un'ottantina circa. Proseguiremo partendo da Verona, proseguiremo lungo tutta la penisola e poi risaliremo. E l'ultima tappa sarà a Torino il 15 aprile, quindi il 17 di marzo partiremo da Verona per ritornare il 15 aprile a Torino, e saranno appunto tappe caratterizzate da agora in piazza, incontri con i cittadini. Chiaramente si faranno le città principali. Dopodiché vedremo anche di volta in volta, tramite il contatto con gli attivisti del territorio, se eventualmente toccheremo tappe diverse da quelle previste o ulteriori rispetto a quelle previste. Quindi appunto rimarchiamo l'importanza di questo gesto per fare quello che manca, cioè mantenere un contatto politica realtà delle persone, realtà dei cittadini, che manca sia per la politica come è vissuta qui dentro, ma anche proprio per l'informazione che non viene fatta. Grazie. Se ci sono domande sul tema della conferenza. Allora, sì, chiaramente, come dicevo, ci possono essere delle deviazioni. La nostra idea non è solo poi quella, chiaramente, di avere a che fare con tutti i meetup con cui siamo in contatto sul territorio, ma anche con le realtà che ci possono essere, che non siano necessariamente targate Movimento 5 Stelle. Può essere anche che ci fermiamo a un mercato in una città tra Verona e Venezia, per dire, per cui poi vedremo, visto che è un agorà itinerante, vedremo di volta in volta come spostarci sul territorio. Chiaramente queste sono le tappe principali che noi contiamo di fare. Poi più riusciamo a raggiungere, meglio è, chiaramente. Altre domande? Grazie dell'attenzione.